La transenna della discordia non è un dissuasore fisso e nemmeno un cancello, ma un ibrido tra una sorta di divisorio mobile e una barriera che deve assolvere le funzioni di una transenna da contestualizzare all'arredo urbano del centro storico di Caltagirone. Un elemento, insomma, provvisorio che tra 2 o 3 mesi dovrà lasciar posto ai dissuasori a scomparsa azionabili con telecomando. A fornire le precisazioni a riguardo è l'assessore comunale alla cultura Antonio Navanzino. Vorrei precisare che la transenna che si trova qui in via Principe Amedeo è una transenna momentanea che ha voluto sostituire le transenne classiche che usiamo così ordinariamente per deviare il traffico, per momenti così. Siamo in piazza, non potevano stare quelle transenne, quindi mo noi momentaneamente abbiamo messo quel tipo di transenna. È una transenna momentanea perché poi i lavori continueranno della strada, quindi questa si toglierà, verranno messi poi i funghi o comunque le telecamere, così come è giusto in tutte le strade del centro storico. Questa è una transenna che si apre e che si chiude, e quindi sarà apri e chiudi per i passaggi delle ambulanze o comunque delle urgenze. Io sono convinto che tutti i cittadini sono d'accordo con me nel togliere delle transenne brutte e mettere una transenna un attimo più artistica. Le argomentazioni correlate alla pedonalizzazione del centro storico sono dibattute da oltre un decennio. A giorni, sempre in materia di viabilità, è attesa l'ordinanza finalizzata all'istituzione del doppio senso di marcia al viale Principe Umberto e le altre parziali modifiche da apportare all'attuale piano di circolazione. Dopodiché toccherà al centro storico con i provvedimenti che dovrà assumere l'amministrazione comunale, ovvero l'istituzione della ZTL e il ricorso alle telecamere per monitorare i flussi di traffico.